Action! Ed eccoci qua. Facciamo il torneo della gemma gialla. Che è una delle poche ancora simili alle versioni originali delle gemme. Con questo potremo finire le sfide delle gemme normali e iniziare con quella maledetta gemma viola, che però ci sarà indispensabile per ormai è fatta, possiamo andarcene vincitori da questo circuito. Veloci Tiny Arena, che è uno dei miei preferiti tra quelli proposti in questa coppa. Ed è anche un circuito che a me personalmente piace, bello lungo, con tanti salti da fare. Quel missile poteva colpirmi, ma purtroppo non l'ha fatto. Missili, missili ovunque! Ho sentito dire che faranno tornare qualche brand su PlayStation 4. C'è chi dice che potrebbe trattarsi proprio di Crash Bandicoot, ma chissà. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Mi va bene anche Parappa the Rapper. Del resto è un personaggio che io sinceramente ho apprezzato molto e mi ha fatto divertire come pochi. Parappa.
questa disciplina. Vai a tutta birra. Ormai è fatto. Dai, su, vai con il prossimo, che già so qual è, ma non vorrei spoilerarvelo. Via aria calda. Ops. Esatto. Ed ecco che Coco parte in quarta. Incredibile, signori. Metto una pozione e qualcuno se la prende. Siete così generosi a prendervi le mie pozioni. Vai via, Coco. Yeah. Mai sottovalutare la potenza di Aquaco. Sul serio, come cacchio ha fatto Coco a recuperarmi in così poco tempo? Vabbè, stavolta però sono armato di tutto punto. Conviene starmi dietro, Coco, altrimenti ti faccio un mazzo tanto. Ti faccio un mazzo tanto. Sans Veris Correction.
Coco che mi è ancora dietro. La Polla e Super Aku Aku sono in una botte di ferro. Ok. E ora l'ultimo. Stazione Oxide. Unico circuito in cui appare questo, cioè unico campionato in cui appare questo circuito, che a quanto pare non è disponibile neppure nella modalità multiplayer. Questo sarebbe da verificare. No! Che cacchio ho combinato? Volevo fare la scorciatoia e invece mi sono fregato da solo. Sempre più gay. Gesboro. Ora facciamo bene questa cacchia di scorciatoia, oui! Dalle stalle alle stelle. Altra battuta vecchia come la morte. Il contatore che impazzisce. In questo circuito succede molto più spesso. Sostituiamo una cassa con gli oggetti con una cassa di nitro in perfetto stile Indiana Jones. Ormai la gara è nostra, pappero. E ci becchiamo anche la gemma gialla. Nella prossima parte ci aspetta quella viola, lo sapete già. Sì, grazie.
per questa parte è tutto. Qui da Crash Stefano, alla prossima. Ciao!